stasera. Stasera faremo delle sgaloppine di pollo. Di pollo le faremo con un po' di limone, un po' di sgaloppine con il vino bianco. Questo è un vino internazionale, ragazzi. Cosa ci occorre? 1, 2, 3 alle 123. Ecco qua, una bella cipolla innanzitutto, e la andiamo a tagliare piccolina. Ecco, la tagliamo in questo modo qua. Bene, facciamo poi l'altra. Poi ci occorre del spicchietto d'aglio, tutto tagliato. Io ne ho preso, sono piccolini questi qua, tutto tagliato piccolino, ragazzi, così. Piccolino. Così. Piccolo piccolo. Ok? L'aglio dà importanza a questo piatto, ragazzi, un piatto internazionale. Allora, cipolla, aglio, del prezzemolo, poi dell'olio extravergine di oliva, un po' di burro, della farina per impanare le nostre sgaroppine e del succo di limone. Ci vediamo per il proseguimento del nostro piatto. Dopo aver fatto questo battuto di aglio e cipolla, aggiungiamo un pochettino di prezzemolo. Così. Ecco fatto. Lo facciamo tutto piccolo piccolo. Perfetto. E qua ci siamo. Adesso andiamo a passare a prendere le nostre sgaloppine e li andiamo a infarinare. Così, prendiamo le sgaloppine e le infariniamo. Perfetto. Ci vediamo dopo. Voilà, operazione fatta. Adesso mettiamoci ai fornelli. A dopo. Bene, abbiamo preso una bella padella. Ci andiamo a mettere un po' di burro. Ci mettiamo pure un po' di olio extravergine di oliva e facciamo sciogliere il nostro burro. Ci vediamo dopo. Il nostro burro con l'olio si è sciolto tutto. Andiamo a mettere l'aglio, cipolla e il prezzemolo, tutto qui dentro. Benissimo, ragazzi, adesso ci possiamo dare una rosolatura. Appena si ammorbidisce la cipolla ci vediamo. Vedete che sta bello biondendo un pochettino. Questa è l'ora di andare a mettere il nostro petto di pollo. Eccole qua. Mettiamo il nostro petto di pollo. È una roba internazionale, ragazzi. C'è un profumo internazionale. Ecco fatto. Adesso li facciamo un pochettino rosolare di sotto. Così. Facciamo rosolare un pochettino di sotto. E poi li giriamo. Ci vediamo. Prima di girarli ci mettiamo un po' di sale. Ci mettiamo un po' di pepe. Benissimo. E ci vediamo dopo. Tanto ci date una controllatina di sotto che si sta bello abbustolendo un pochettino, come dire, sta. Ecco qua. Allora, ragazzi, un profumo internazionale, picciotte, una cosa veramente meravigliosa, un profumo che espande l'aglio che ci abbiamo messo, il prezzemolo. Adesso guardate qua. Guardate che bello sto piatto. Mi viene l'acquolina in bocca. Adesso le possiamo girare. No, un altro minutino, a dopo. Adesso vediamo se le possiamo girare. Ecco, questa la giriamo. Questa pure. Ecco. Non preoccupatevi un pochino perché. Eccola, guarda che bellezza, guarda che bellezza. Eccola. Così. Questa la giriamo. E questa la giriamo. Bene. Adesso il momento è veramente fatidico. Entusiasmante. Andiamo a mettere il nostro vino. Così. Benissimo, mettiamo il nostro vino e lo facciamo un pochettino
cuocere così. Ci vediamo dopo. Si stanno cuocendo con il vino, bello, si sta sfumando. Correggiamo da questa parte con un po' di sale. E voilà. E ci mettiamo anche un pochettino di pepe da questa parte. Perfetto, signore. Adesso appena diciamo che si cuociono un pochettino anche da questa parte qua, e qua poi aggiungiamo il limone. È una bella spruzzatina di... Ti prestemola dopo. Bene ragazzi, vedete come si sta creando la cremina? Adesso ci andiamo a mettere il nostro limone, perfetto. Ecco. E lo lasciamo cuocere con il limone. Come vediamo che si addensa, che si va tirando il nostro sughetto, il petto di pollo è pronto per servirlo. Ci vediamo per la prova dell'assaggio. Ciao ficciate merde! L'ultimo tocco finale, ci mettiamo un po' di prezzemolo, ragazzi! Prezzemolo che io lo faccio diventare neve! Ragazzi, un piatto straordinario! Alla prossima, ragazzi! Guardate che bellezza! La nostra sgaloppina al limone con l'aglio è pronta! Com'è? Adesso facciamo la prova dell'assaggio! Guardate che bellezza! Cotta perfettamente. Guardate che bella cremina, ragazzi. Una cosa internazionale. Ci andiamo a abbinare a questo piatto un po' del sugo dei polli piacentini. Alla salute, a canna rotta aperta, picciotto. Alla prossima video ricetta.